con orgoglio che diamo notizia di una bella iniziativa che l'amministrazione comunale di Vercelli ha visto con questa ricorrenza dei Motti del 1821. E allora diamo notizia che presso il Museo Leone, grazie anche al lavoro del dipendente, del sovrintendente dei Vigili Urbani Borgione, con una ricerca nell'archivio storico comunale di documenti delle azioni e dei fatti del 1821. Un assaggio di risorgimento che i vercellesi hanno vissuto con l'impegno di rivolto a una carta costituzionale che Carlo Alberto, poi allontanandosi da Torino e poi l'esercito costituzionale vede la sconfitta nel 1821 a Novara, ma le persone che allora i vercellesi con questi documenti che sono stati rintracciati nell'archivio storico, con queste missive, con queste lettere di corrispondenza, richiamano questi fatti che hanno visto luoghi della città, sul Corso Libertà, la vecchia posta, gli eserciti che davano supporto all'esercito costituzionale che poi nella pianura di Novara vedeva la battaglia e moti insurrezionali che a seguito di quello che era stato il Dipartimento della Sesia sotto il periodo napoleonico, vedeva poi sotto i Savoia la città di Vercelli e l'applicazione di una carta costituzionale portava la volontà di avere maggiore libertà, maggiore democrazia e uno Stato che abbandonava lo Stato sono io e il potere assoluto, ma si rivolgeva alle democrazie e alla Costituzione con le libertà che dovevano essere sancite. Tutto questo nel 21 non accadde, ma erano i primi focolai che portarono poi alle grandi insurrezioni e che portarono poi fino alla seconda metà del 1800, al 1861, all'Unità d'Italia. Tutto questo prodromico a anelito di libertà, di indipendenza, di unione della nostra nazione. Vercelli lo ricorda con questa bella occasione presso il Museo Leone, dove gli Anacoleti leggeranno e porteranno all'attenzione con la loro grande professionalità e abilità e bravura questi documenti storici che, torno a dire, sono ricchezza del patrimonio della nostra città. I Motti del 1820-21 sono il raccordo fra la grande epoca della Rivoluzione francese di Napoleone e i Motti del Risorgimento, i Motti del 1848. Sono, come dire, l'effetto dell'insoddisfazione di tutta una generazione di giovani ufficiali, che erano ragazzi al tempo delle grandi imprese di Napoleone. E Napoleone è ancora vivo, eh? Morirà proprio nel 1821, nel maggio, il 5 maggio, dopo i Motti del marzo. Ecco. Napoleone è ancora vivo e a Sant'Elena è stato sconfitto a Waterloo da pochi anni e tanti giovani non ne possono già più del vecchio regime che è ritornato, della Santa Alleanza che governa l'Europa in nome del trono e dell'altare. E così succede che prima in Spagna e poi in Italia, in Sicilia, a Napoli e poi in Piemonte, si creano delle cospirazioni, soprattutto appunto di giovani ufficiali, ma anche di giovani nobili e borghesi, avvocati, studenti, medici, che hanno la sensazione che i tempi siano maturi per abbattere il vecchio regime e ottenere cos'è che vogliono? Vogliono la Costituzione. Non vogliono più vivere in regni dove c'è il potere assoluto del sovrano, vogliono avere delle garanzie, Parlamento, libertà di stampa. La Costituzione vuol dire tutto questo. In Piemonte, in particolare, i Motti scoppiano nel marzo 1821, ma hanno 2 mesi prima una specie di prologo a Torino. A Torino degli studenti dell'università, un giorno di gennaio, si presentano a teatro con in testa un berretto rosso che richiama il berretto frigio dei sansculotti, dei rivoluzionari francesi. E sono, per caso probabilmente, 4 studenti, tutti provenienti da Vercelli o dal Vercellese. Probabilmente anche a Torino gli studenti fuori sede rimanevano legati, come dire, ai compatrioti, ai compaesani.
Vengono arrestati. Gli altri studenti dell'Università di Torino protestano contro i loro diritti violati. Ci sono scontri di piazza durissimi fra gli studenti e l'esercito. Oggi si discute se sia stata, come dire, davvero, se sia stato davvero un gesto rivoluzionario, consapevole, o magari alla fine solo una bravata. Ma certo è che quello è il primo indizio del fatto che anche nel Regno di Sardegna, così come nel Regno di Napoli, ecco, cova un malcontento, che poi esplode 2 mesi dopo. Nel marzo 1821 insorge la guarnigione di Alessandria e innalza il tricolore, cioè la bandiera proibitissima sotto la restaurazione del patriottismo italiano. E insorgono le guarnigioni di Torino e di Vercelli. E il re Vittorio Emanuele I, piuttosto che concedere la Costituzione, se ne va, abdica, a favore del fratello Carlo Felice. Ma Carlo Felice è assente, non è nel regno, e momentaneamente prende il potere in suo nome il cugino Carlo Alberto, il quale ha già promesso ai rivoluzionari che starà dalla loro parte, e concede la Costituzione. Poi di colpo arriva un'ordinanza del vero re Carlo Felice, il quale ordina al reggente Carlo Alberto di andarsene da Torino immediatamente e raggiungere Novara, dove si stanno radunando truppe fedeli al regime. E Carlo Alberto, sappiamo, tutta la sua vita è stata un'esitazione, un dubbio, e poi alla fine è spesso un arrendersi. Carlo Alberto si arrende, lascia Torino, raggiunge l'esercito del re a Novara. Le forze fedeli alla rivoluzione si organizzano, cercano di resistere, non ce la fanno. Non erano ancora maturi i tempi, evidentemente, ma è un segnale importante. Vuol dire che l'Europa e l'Italia e il Piemonte non sono congelati sotto il dominio della restaurazione, come qualcuno aveva sperato. Le vicende cittadine, ma anche personali, che vi saranno raccontate a breve, non sono il frutto di un'invenzione. Al contrario, sono state ricavate fedelmente dai documenti conservati nell'archivio storico del comune di Vercelli. Sarà possibile così udire, attraverso la recitazione degli attori che li impersoneranno, il resoconto vivo dei nostri concittadini vissuti esattamente 200 anni fa. Spero che questa possa essere una modalità efficace per mostrare anche a chi non frequenta gli archivi quanto le voci del passato possano essere vicine alla nostra esperienza. Non bisogna dimenticare, infatti, che anche i vercellesi del 1821 erano uomini in carne ed ossa e, come tali, in quei giorni confusi, rivoluzionari, provarono le emozioni più contrastanti. Le carte di quel tempo lo mostrano chiaramente. A chi sappia leggere tra le righe di una documentazione che è soprattutto burocratica o giudiziaria. Molti testimoni, ad esempio, parlarono dell'allegria, usando proprio questo termine, che caratterizzò le giornate seguite all'inizio del moto. 3 giorni di festa in cui si susseguirono cortei, acclamazioni, grandi bevute, grandi abbuffate nelle osterie e sventolì di bandiere, naturalmente. In pochi, probabilmente, conoscevano i dettagli della Costituzione di Spagna, promulgata in quei giorni anche in Piemonte. Ma quei pochi, soprattutto professionisti come avvocati e medici, ma anche ex militari napoleonici, seppero trascinare il resto della popolazione in un vortice di entusiasmo collettivo. Un vortice che si irraggiò dalla città, ma che poi coinvolse gran parte dei paesi vicini in un turbinio di manifestazioni e festeggiamenti. Insomma, si può veramente dire che quello del marzo 1821 fu per i vercellesi un primo assaggio di risorgimento. I documenti restituiscono poi una fase di grande fervore organizzativo in cui i patrioti locali si impegnarono nella formazione di una guardia nazionale e nella costituzione di nuovi organi di autogoverno. Non mancarono, certo, episodi di tensione e quasi di isteria collettiva. Come per esempio quando il Consiglio Comunale di Vercelli, composto da aristocratici fedeli all'antico regime, fu costretto con la forza ad assumere una posizione conciliante. Oppure nella notte del 19 marzo,
quando il sollevamento di un'unità militare di passaggio in città divenne l'occasione per effettuare arresti e perquisizioni. Tutto ciò avvenne nel giro di poche settimane, o addirittura nel giro di pochi giorni. Quella piemontese del 1821, infatti, fu una rivoluzione effimera, stroncata sul nascere, che anche a Vercelli non ebbe il tempo di strutturarsi e rimase sempre in uno stato emergenziale. I rivoltosi locali, del resto, si lasciarono pure loro trascinare in quella grande illusione, impersonificata dalla figura del giovane principe di Carignano, nella speranza, cioè, che la rivoluzione potesse essere accettata dalla monarchia sabauda e che perciò tutto potesse concludersi nella legalità. Così non fu, come sappiamo. Il trauma, infatti, fu enorme quando il 24 marzo giunse pure a Vercelli la notizia che, due giorni prima, Carlo Alberto era fuggito dalla capitale, sconfessando la giunta costituzionale. Le carte che ho consultato mostrano con chiarezza lo smarrimento, lo sgomento che a quel punto colse i rivoltosi vercellesi, come quelli di tutto il resto del Piemonte. Essi provarono in qualche modo a giustificare il loro operato, spiegando per esempio che la proclamazione della Costituzione era seguita a precise disposizioni giunte dalla Corte Sabauda. Cosa non vera, perché in realtà la sollevazione vercellese aveva preceduto di quasi un giorno gli eventi torinesi. Provarono ancora, con una certa disinvoltura, a tenere il piede in due staffe, a eseguire gli ordini, cioè, sia del governo ribelle con sede nella capitale, sia delle autorità legittimiste che si andavano raccogliendo a Novara. Da lì a pochi giorni, comunque, l'esercito costituzionale fu sbaragliato nella pianura vicino a Novara. Le truppe austriache, giunte in aiuto dei Savoia, il giorno 10 aprile occuparono Vercelli. Tra i nostri concittadini, quelli più coinvolti nel moto dovettero fuggire all'estero. Alcuni di essi continuarono, coraggiosamente, a combattere per la libertà di altri paesi, come la Spagna e la Grecia. Il capo politico di Vercelli, Giuseppe Malinverni, fuggito in Svizzera, fu giustiziato in effigie, come si usava all'epoca. L'esecuzione fu cioè eseguita su una sua immagine. Altri scontarono lunghi anni di carcere o di sorveglianza poliziesca. Ma ciò non toglie che i protagonisti del 1821 costituirono per lungo tempo il punto di riferimento della lotta politica locale, come nel caso di Evasio Radice o della famiglia Ara, di cui oggi, non a caso, rimane memoria nell'intestazione di due vie ubicate nel centro storico della nostra città. Nel maggio 1814 i Savoia tornano in Piemonte dopo 15 anni di occupazione napoleonica. La volontà di ritornare a un assolutismo di tipo settecentesco si scontra con la realtà di un mondo che nel corso di appena una generazione ha subito cambiamenti epocali. Infatti, nonostante una gravosa subordinazione economica alla Francia e le pesanti coscrizioni militari, lo Stato napoleonico era riuscito a portare con sé pratiche amministrative più efficienti e nuovi ideali basati sulla meritocrazia e sulla laicità. A Vercelli, che era stato capoluogo del Dipartimento del Sesia, l'occupazione francese aveva portato a trasformazioni di tipo urbanistico, ma anche alla crescita sociale e politica di una borghesia che qui è fatta soprattutto di professionisti, come avvocati e medici, ma anche di commercianti e imprenditori agricoli, nel contesto di una progressiva affermazione della coltivazione risicola. In molti paesi d'Europa la durezza della restaurazione suscita la creazione di società segrete che lottano per ottenere maggiori libertà politiche. Queste aspirazioni sono infiammate dalla diffusione di valori come quello dell'autodeterminazione dei popoli, che sono un prodotto di quel nuovo clima culturale che è il romanticismo. Nel gennaio 1820 scoppia una prima insurrezione in Spagna, dove l'esercito costringe la monarchia a ripristinare la Costituzione e a convocare il Parlamento. Nel successivo giugno 1820 si rivolta alla Sicilia, mentre a luglio
luglio alcuni ufficiali carbonari insorgono in Campania, obbligando il re Ferdinando I a concedere una costituzione sul modello di quella spagnola. In Piemonte, un gruppo di militari cappeggiati dal conte Santorre di Santa Rosa aveva da qualche tempo avvicinato segretamente il giovane erede al trono, Carlo Alberto di Savoia Carignano, per convincerlo ad assumere la guida di un movimento liberale italiano. Ottenuto un esitante appoggio da parte del principe, nel marzo 1821 questi ufficiali fanno pervenire il messaggio di prossimo inizio della rivolta ai reparti militari di Alessandria, che il giorno 10 danno inizio al moto. Il 12 marzo, dopo che è insorta anche la cittadella di Torino, il re Vittorio Emanuele I sceglie di abdicare in favore del fratello Carlo Felice, che però in quel momento si trova a Modena. Per questo motivo la reggenza viene affidata allo stesso Carlo Alberto, che il 13 marzo concede la Costituzione spagnola, nomina una giunta e assegna a Santorre di Santa Rosa il Ministero della Guerra.